Ciao amo, allora, guarda quanto sono carina con questa fascia. Sono adorabile, sono stracarina. Mi sta bloccando la circolazione sanguigna in questa zona e potrei svenire da un momento all'altro? Sì, ma non mi interessa perché sono carina. Quindi, oggi voglio fare un haul di tutte le cose che mi sono arrivate da Shein nell'arco degli ultimi 2-3 mesi, perché finalmente ho accumulato tutti i miei ordini e quindi, guarda, ti faccio vedere cosa ho preso. Iniziamo. Partiamo a caso. Questo top. Allora, io ho una regola su Shein. Ah, io dico Shein, se tu dici Shane, non possiamo essere amici, perché io dico Shein. Ok, allora, io ho una regola su Shein. Io ordino solo cose sotto i 5 euro. Se no, non ha senso per me comprare su Shein. Solo se qualcosa proprio mi piace, compro una cosa massimo 10 euro, ma che io spendo più di 10 euro su Shein va contro le mie morali. Quindi, prima cosa, e un sacco di volte ordino cose solo perché costano tipo 2-3 euro e quello è il mio problema. Ma prima cosa che voglio farti vedere, l'ho preso solo perché costava 2-3 euro, però vabbè, è un top semplice, mi piace il colore, è molto allegro, molto felice, e non ho tante cose colorate e dovrei averne di più colorate anche perché penso che il giallo mi stia bene. Cioè, onestamente a me sta tutto bene, però il giallo mi sta meglio. E quindi ho comprato questo solo perché costava probabilmente 2-3 euro ed è semplice, lo posso usare, non so, anche in casa. Next, sempre riguardo giallo, ho comprato questa borsa, non so perché, però è carina. Like, super morbida. Sì, ovviamente costando, sarà costata tipo 3-4 euro, ovviamente costando 3-4 euro la sua forma è tipo tutta moscia, però per essere, cioè, capito cosa intendo? Cucù, ciao amo. Cioè, nel senso che, cioè, nel senso che è abbastanza fatta bene e per sbaglio ne ho ordinate due, quindi se ne vuoi una te la mando. Altra cosa, ok, facciamo tutte le cose gialle, facciamo tutte le cose gialle. Qua sono incazzata, sono nera. Ok, praticamente è successo questo, fanculo. Corsetto, adoro i corsetti, sono già un po' passati di moda, però chi se ne frega, nel senso, I look fucking good con i corsetti. I mean, penso che tutti stiano bene con i corsetti. Cioè, veramente tutti, anche gli uomini stanno bene con i corsetti. Giusto? Tutti dovremmo indossare i corsetti. E non so perché non ho mai avuto un corsetto, quindi ho detto, adesso compro un corsetto e secondo me dice una parola così tante volte che perde di significato. Non ho mai detto corsetto così tante volte in vita mia in 5 secondi. Ho deciso di rimediare il fatto che non avevo neanche un corsetto e ne ho comprato uno. Qua ho speso più di 10 euro, penso di averne spesi 14. Cosa è successo l'unica volta che l'ho fatto, secondo te? Il mio pacco è stato disperso. Il mio pacco è stato disperso. Ok, questo corsetto è stato disperso. Era diviso dagli altri ordini. Sai quando ordini e solo una cosa ti arriva in un altro ordine? Ok, l'hanno perso. Sono andata al servizio clienti e ho detto ciao, il mio pacco non tornerà mai più. Ho perso i miei 11 euro, quello che era. Va bene, non importa, stupida io. Invece me l'hanno rimandato e mi è arrivato tipo in 3 giorni, non so perché, tipo in una settimana. Però io l'avevo ordinato in XS perché my boobies sono ciliegine, non sono meloni. Quindi io sapevo che ci avrei ballato dentro se avessi preso anche solo una S. È una S questa, sì. E io ho ordinato l'XS e lui mi fa: no, non c'è più l'XS nel tuo colore. Faccio: ok, allora posso avere un XS nera? Perché sul sito diceva che c'era. E lui fa: non c'è più. E ero tipo: divertente, strano, like, fucking. Mi sono mangiato le parole. Like, interessante perché sul vostro sito c'è scritto. Però io non sono così, non ho il coraggio di dirlo. No, non è che non avevo il coraggio. Ah sì, ero in chat online e avevo paura che se uscivo per controllare se davvero fosse in stock il nero nel sito, avevo paura che mi bloccasse la chat, non so perché. E siccome ci ho messo 5 anni, non volevo rifare tutto ed ero pigra, ho detto vabbè, se lui lo dice, magari sul sito c'è scritto, ma magari no. Probabilmente era, lui voleva dire che era impossibile mandarmelo velocemente perché per rimediare volevo mandarlo velocemente. Però ho sbagliato, avrei dovuto insistere per l'XS perché alla fine è arrivata l'S e indovina un po', ci ballo un po' dentro, ma non importa, potrò provare a riempirlo. L'unico problema è che prima di metterla io l'ho lavata e è diventata giallo così, morto. E io odio questo giallo morto perché è morto. Era molto più vivido, era un giallo vivo, era vivo, ma adesso è deceduto. È un giallo deceduccio, deceduto, ma non importa, questo. Poi, andando avanti, devo fare in fretta perché sono in ritardo. Ah sì, manicotti, fucking obsessed. Con i manicotti, io sono fissata. Ma quanto cazzo sono carina oggi? Cioè, più del solito, sono sempre carina, ma oggi? Lo vedi anche tu?
Allora, Manicotti, io è da tipo un anno che sono fissata in particolare. No, aspetta, 2 o 3 anni, però li ho ordinati, cioè non li trovavo. Adesso finalmente li hanno tirati fuori, quindi ne ho presi un po'. Questo, lilla, mi piace perché ha la fine così, un po' aperta. So cute, ed è trasparente e mi piace abbinarli con tutti i vestiti, tipo con i corsetti, mi piacciono tanto. Io sono fissata con i manicotti così in questo periodo, super fissata. Infatti li ho presi anche... Ma questi li ho presi anche tipo un mese, no, 2 o 3 mesi fa. Voglio solo dimostrare a tutti che io, prima che andassero di moda, l'avevo già capito. Io capisco le mode prima che arrivino, di solito. Questo è uno dei miei talenti, dei miei mille. Io sono convinta che io riesco a capire cosa andrà di moda. Te lo giuro, io riesco a capire cosa andrà di moda prima che vada di moda e poi va di moda, te lo giuro. Solo che a volte, cioè, vorrei comprarlo, ma siccome non va di moda non lo riesco a trovare, o se lo trovo costa tipo 200.000 euro. E poi quando ormai per me è passata nella mia testa la moda, lo vendono. Cioè, tu capisci cosa intendo? Comunque, questi bianchi, questo è un tipo di maglia, mi piace. E poi ho preso questi neri, questi sono i miei preferiti, questi sono i più belli. Questi sono neri, trasparenti. Ah, li amo, sono super semplici, cioè è proprio un pezzo di stoffa, cioè secondo me li puoi fare anche a casa, cioè li puoi fare tu, sicuro. Però tanto costavano 1 euro, cioè la fatica di farli da sola non penso che la farò mai. Guarda che bell'effetto, guarda. Capisci? Oh, mi piace tantissimo questo tipo, questa trasparenza del nero, so sexy, ok? Quindi questi sono i 3 manicotti che ho preso. Poi ho preso questo vestito, solo perché costa tipo 4 euro, perché sai che a volte su Shein ci sono cose uguali, ma alcuni colori costano meno. Io volevo un vestitino viola. E questo, vabbè, super easy, di cotone, super semplice. Ne avevo già uno uguale nero. In verità è stracomodo ed è strautile avere una cosa basic così. Quindi ho deciso di prenderlo viola perché costava meno e perché avevo proprio voglia di un vestitino viola. E quindi ho preso questo. Ed è molto carino, secondo me. Poi, queste sono le scelte discutibili che ho fatto probabilmente tipo a luna di notte, confusa dai prezzi bassi. Allora, ho preso questo. Ho preso questo, però seguimi. Amo, prima di giudicarmi, prima di andartene, seguimi. Is it a vibe? Like, is it like... Io un po' ce lo vedo su di me almeno. Cioè, questo lo userei per fare serata. Però tipo, mi piace. Cioè, è super trash, nel senso che se lo guardi da vicino, senti. Poi mi fa troppo ridere perché davanti al pelo, ma costa così poco che non ho avuto il tempo o la fatica di fare il pelo dietro, quindi è un po' tipo palese. Ho preso un XS perché il mio balcone è piccolo, però ho sbagliato perché comunque soffoco morta spiaccicata, quindi devo dare più credito alle mie sorelline qua. E quindi tipo sto un po' morendo. Però è carino, cioè un po' mi piace. Mi piace avere cose che gli altri non penso che abbiano. Ok, questa cosa non so bene perché l'ho presa. Questa cosa, boh, mi sono un po' pentita. Cioè, non è male, sono sempre fucking sexy con tutto. Quindi questa mi sta bene, ha questo effetto tipo manicotto finto. E a me ho capito che non piace quando il manicotto finto è attaccato, perché quando si nota che è attaccato mi irrita. A me piace quando il manicotto è palesemente separato. Non mi piace quando è unito. È passata sta moda dell'unito. Però vabbè, ha questo collo che mi piace, si attacca qui. E quindi bene, carino e colorato per l'estate. Non sono molto convinta, però ormai l'avrò pagato tipo 3 euro. La regola d'oro. E poi abbiamo quasi finito. Questo. Lo amo, dai, super anni 90, guarda com'è glitteroso, carino, è una top super semplice, super normale, super facile, e mi piace un sacco perché l'ho pagato pochissimo, c'è questo, boh, anni 90, cioè quando io ero piccola mi mettevo quelle cose. Ok, questo, il mio cervello non può arrivare alla complessità di mettermi questa cosa, perché adesso tu mi spieghi come si mette questa cosa. Allora, spiego. Non ho capito ancora come si metta, perché io, cioè, se c'è una cosa che veramente mi irrita, sono queste cose qua. Comunque è un top. Ok, non so se sono riuscita. È un toppino così. Non so se si vede la forma perché l'ho incasinato. Ok, guarda quanto è carino! Super carino, dietro è aperto, e qua devo capire come cavolo si mette.
perché è tutto lacci. I lacci sono stranamente di... non so se si veda, dai. Ho un problema di messa a fuoco in questa telecamera. Ok, i lacci sono stranamente di qualità decente, cioè sono fatti bene. Avrò speso 3 euro, l'unico problema è che io pensavo che avesse una specie di copertura o qualcosa, ma è super trasparente, cioè no, che non è super trasparente, però... Ah, ma sai che forse la parte dei capezzoli è un po' doppia? Vabbè, è un po' trasparentino per i miei gusti, però avevo da mare, da estate, mi piace molto, mi piace veramente molto. E ultima cosa, ma non me ne... no, penultima cosa. Ok, questo vestito l'ho pagato tipo 3 euro, sono strafiera perché è di cotone tipo, però è fatto, cioè è abbastanza spesso, non è come quello viola di prima che è molto più, guarda ti faccio vedere, quello viola è tipo più estivo, vedi che lo vedi già un po' trasparente, non è trasparente come lo metti adesso, però è quasi trasparente, invece questo, cioè sembra... sembra trasparente, però è più, quando lo tocchi più spesso, ed è uno di quelli che vanno tipo messi così, no non così, però tipo così, ok, ed è nero semplice, perché io ho una visione, qua devo parlare, qua devo spiegarmi. Avete presente quando Maddie a Capodanno aveva quel vestito e tutti si sono ossessionati con quel vestito? Io ero, quando ho visto quella puntata, stavo volando ed ero nera nello stesso momento, perché già avevo capito che le tipe avrebbero copiato lei. Vi giuro, lo giuro sulla mia vita, lo giuro, morissi ora qua stecchita in questo istante. Io erano mesi che avevo la visione di un vestito così, mesi, ok? Dimostrando che io sono sempre al passo con le mode, perché se nello show è uscito quel vestito in quel momento vuol dire che l'hanno scelto almeno un anno prima, quindi quando io avevo già capito che sarebbe andato di moda, okay, forse non sono un genio, forse tutti l'avevano capito, ma io avevo questa visione di questo vestito nero con qualcosa al collo, cioè nel senso che fosse un po' stretto al collo, che avesse il collo alto come il suo. Io in verità me ne immaginavo a croce, perché a me sta bene a croce, a me il collo alto non penso sia troppo bene, o comunque mi soffoca, mi dà fastidio, me lo sento addosso, con i manicotti neri separati, non uniti, separati. Avevo questa visione e continuavo a volere questo vestito e non lo trovavo in set, quindi ho detto genio, andrò su Shein e comprerò una parte nera di un vestito e dei manicotti neri semplici che troverò sicuramente, ok? E dimmi perché apro quello show e lei ha esattamente lo stesso vestito che voglio, a parte la parte dove lei ha tipo i buchi sui fianchi, a me non piacciono i vestiti così, non so perché, quindi a parte quello. E adesso io ormai ho ordinato queste due cose, le ho trovate dopo 1000 anni, il vestito come volevo io nero semplice che costasse poco, perché comunque non è che volevo spenderci chissà cosa, i manicotti li ho pagati 1 euro. Ah, dopo ti faccio vedere i manicotti, non li ho presi, adesso vado a prenderli, erano altri manicotti, vero? Sono una manicotti uguali così di cotone nero semplici. Avevo questa visione, l'ho finalmente trovata, mi è arrivata e adesso sembra che io sono una di queste basic bitches che copiano. No, niente in contrario, tipo io adoro copiare anche i look, non è vero, io odio copiare, io odio fare qualcosa uguale agli altri, lo odio. Mi piace essere ispirata, mi piace tipo imparare, mi piace avere idee da quello che vedo, ma odio fare pari passo. E adesso sembra che io ho voluto prendere una cosa identica spiaccicata, non mi dà fastidio, io non ti giudico se tu lo fai, ma io come sono fatta io personalmente... Te lo giuro, io come sono fatta non ce la faccio. E... ma non importa, perché io lo so perché l'ho preso questo vestito, io lo so che l'ho fatto per me stessa. Però mi dà fastidio, perché adesso tutte attorno a me ce l'hanno. E io volevo essere io. Io devo averlo. Invece adesso ce l'hanno tutti. E poi sembra anche che è tipo la versione cheap di... Guarda, io nera. Nera, ma non importa. È morta la telecamera e in più ero in ritardo perché dovevo andare a consegnare un pacco prima che chiudesse il negozio e quindi sono qua tipo un'ora dopo e quindi non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Comunque mi pare che stavo parlando di quanto è tragico il fatto che adesso hanno tutto il vestito da Maddie, mentre nella mia testa io lo volevo già, ma non importa. E ho anche trovato questi che sono i manicotti di cui parlavo. Sta fascia mi sta davvero dando la testa, cioè io sento che tra un po' sverrò. Sarebbe divertente se in questo video a un certo punto fossi tipo... non sono riuscita a sparire dalla telecamera. Però vabbè, hai capito? Vedi, è proprio come quello di Maddie, ma io lo volevo, io avevo già questa visione del pollice. Ok, e il resto delle mani, ce l'avevo, te lo giuro, tipo ninja. Quanto è sexy, quanto è carino, guarda. Allora, questo è quello che ho preso. Allora, è un po' strizzante. Sto veramente anche qua avendo circolazione che non va. Non mi ricordo se avessi le taglie, ma mi sembra fosse taglia unica. Però tipo,
It's a vibe, like. Però vedi, non mi piace come è così stretto che mi prende la pelle in fuori, però in teoria si può risolvere tenendolo basso, vedi? È carino. Avevo preso questo vestito, e alla fine identico, identico praticamente, se non per quei lati, come si dice, quei buchi laterali, a quello di Maddie. E mi irrita perché non era nei piani. E questo è quanto. E basta. Ah sì, poi accessori, ho preso queste fasce, ne ho prese tipo come si dice, in stock, come si dice, erano tutte, tipo erano quattro allo stesso, non ce la faccio, erano quattro fasce di diversi colori. Comunque questa già si sta rovinando, cioè si sta già, l'ho messa 2 volte in vita mia. Quindi ho preso quelle fasce, cos'altro ho preso? Ho preso questi orecchini, aspetta, vediamo se riesco a farti vedere, fanculo, scusami. Questi lilla mi piacciono, li volevo mettere col vestito viola. Non so perché li ho presi. Io un sacco. Non, cioè, dimmi se sono l'unica che fa sta cosa. Io prendo 25.000 accessori perché costano poco, tipo sushi, tipo 1 euro, 2 euro, che ne prendo 200 e poi uso sempre gli stessi tre. Non so se sono l'unica, ma io mi scordo sempre comunque di mettermi gli accessori perché sono presa a fare tutto l'outfit e il trucco magari. E alla fine mi scordo gli accessori, quindi prendo al volo i soliti 5, per questo non li uso mai. Però voglio migliorare in questa cosa, cioè mi scordo sempre di prendermi il tempo quando mi preparo, il tempo extra di scegliere gli accessori e quindi mi trovo sempre a scegliere gli accessori all'ultimo e quindi prendo sempre gli ultimi tre, cioè i soliti tre che ho sotto mano, che sono sicura che mi piacciono, non sto a provarli. Cos'altro ho preso di accessori? Ho preso le mollette per i capelli, per questo look anni 90. Adesso sono strafissata ancora più di prima. Già sono sempre stata fissata, però adesso tipo anni 90, quel look tipo con le mollette. Oh, adoro. E basta, ho preso gli elastici e nient'altro. Quindi questo è quanto. Grazie per aver visto fino alla fine. Niente. Ok, strano, non so come finire un video. Quindi, ok, grazie per aver visto questo video. Fino alla fine, ti voglio troppo bene per il fatto che hai guardato questo video fino alla fine. E basta, ciao!